stare attenti al peso forma, riuscire a entrare nei vestiti della stagione scorsa. Pensare che estetica e salute siano la stessa cosa non è sempre la strada giusta per il benessere. Molto spesso si confonde l'obesità con il peso. Mentre invece la definizione di obesità è un eccesso di tessuto adiposo tale da mettere a rischio la nostra salute. Insomma, c'è chi è obeso e non lo sa. Ad esempio, nelle persone anziane c'è una percentuale di massa grassa che è nettamente superiore al normale, quella che viene definita dai medici obesità sarcopenica. Con l'avanzare degli anni la massa muscolare si perde e viene sostituita dalla massa grassa, come si può vedere da una TAC di una coscia di un giovane a confronto con quella di una persona 40 anni più grande. E attenzione, perché ci sono due tipi di grasso, quello buono, in azzurro nella risonanza. È un sistema di stoccaggio dell'eccesso di energia che noi abbiamo quando mangiamo troppo. E poi c'è il grasso cattivo, in rosso, non sempre visibile dall'esterno. Quello che sta tra i visceri, grasso viscerale, il motivo per cui è particolarmente pericoloso per la salute è che questo grasso va molto facilmente incontro a dei processi infiammatori, e questo potenziale proinfiammatorio ha come conseguenza lo sviluppo più facile di una serie di malattie, soprattutto malattie metaboliche e di conseguenza anche malattie cardiovascolari. Sicuramente l'eccesso di grasso viscerale è un fattore di rischio importante nella valutazione della prognosi dei pazienti affetti da Covid-19.